Questa forse è la prima volta che mi vedete con gli occhiali. Sono luridi. Sono leggermente miope. Però vabbè, adesso non mi servono. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi domande e risposte. Risponderò alle vostre domande che mi avete fatto su Instagram, Facebook e sul canale. Naturalmente non potrò rispondere a tutti. Quelli a cui non risponderò in questo video, comunque risponderò dove mi avete fatto la domanda, quindi sulle direct di Instagram, pagina Facebook e appunto sul canale. Iniziamo subito perché le domande sono tante, ho cercato di includerle tutte o comunque la maggior parte, siete veramente tanti, quindi iniziamo perché non voglio fare un video che duri mezz'ora e poi ci addormentiamo. È prima mattina, quindi siamo belli carichi, iniziamo subito. Il contemotori dice: quante ore impieghi per realizzare un video tutorial come quelli che fai? E Just Spawn Free ha fatto una domanda simile, quindi li ho messi insieme. Se non erro, dai video sembri sposato, ma se così non fosse, la domanda è valida anche da fidanzato. Allora, come fai a condividere, a coincidere il lavoro, le uscite in moto con gli amici e i montaggi video? Nei montaggi includo anche i progetti e stesure per la loro realizzazione. Allora, come processo stiamo tra ideazione e stesura più o meno 3-4 ore. Diciamo che durante le pause pranzo, io lavoro in ufficio, quindi dalle 9 alle 18 faccio il programmatore e lo sviluppatore software, ho dall'1 alle 2 di pausa e mi dedico all'ideazione e alla stesura del video che farò per la settimana successiva. Quindi diciamo 4 ore in una settimana per ideare e stendere il video. Poi la registrazione un'oretta, con un'oretta me la cavo tra sistemazione luci, camera e tutto quanto, tiro fuori una decina di minuti di video, quindi stiamo a 5 ore. E montaggio un'altra 3-4 ore a seconda della lunghezza del video. Quindi stiamo a 8-9 ore complessive da ideazione a tirar fuori un video completo. E come faccio a gestire tutto quanto? Più o meno così come vi ho detto, cioè nelle pause che ho durante il lavoro faccio qualcosa, la sera quando torno a casa continuo a fare qualcos'altro, magari il montaggio o altre cose comunque sempre inerenti. BonRxHGC dice: parlando di posizioni di guida, perché sono così diverse tra CIVS, cioè le gare su strada, e la pista? E allora, non ti so dare una risposta proprio al 100%, ma deduco che trattandosi di gare su strada, dove il manto stradale è quello che è, la strada non è gommata, è piena di pericoli su appena fuori dal manto stradale, quindi guardrail, muretti e quant'altro, su questo tipo di gare ci sia bisogno di un maggior controllo e una maggior sicurezza sul mezzo rispetto alla pista, dove non hai ostacoli, la strada ha molto più grip, la pista, il manto stradale ha molto più grip, e se scivoli ruzzoli nella ghiaia o sull'erba e non ti stampi contro un muro. Quindi in pista magari riesci, puoi esasperare di più la posizione di guida proprio a vantaggio della velocità, perché l'ambiente che ti circonda te lo permette. Su strada, sulle corse su strada, magari si fa un po' più di attenzione alla sicurezza, perché scivolare può avere conseguenze molto gravi. Alessandro Pignata dice: a parte questione di polso, hai altri libri da suggerire per la guida in moto? Sì, Alessandro, allora c'è anche La guida in pista di Furio Piccinini, comunque il link lo trovi qui sotto, te lo lascio in descrizione. È molto interessante, parla prettamente ovviamente della pista, dato il titolo, però può essere molto utile anche su strada, comunque sono tutte tecniche e modi di guida che è bene conoscere, perché così possiamo avere più scelta di utilizzare una tecnica o l'altra mentre guidiamo. Nico Cassone e Marco Ballocco più o meno hanno fatto la stessa domanda, quindi le riporto entrambe. Qual è stata la tua prima moto? Al tempo quale volevi avere? Allora, la prima in assoluto ormai 18 anni fa, a 14 anni, avevo 14 anni, è stata la HM Baia 50, il cinquantino, la moto enduro della Honda. E molto divertente, quindi gomme tassellate, mi sono divertito tanto sugli sterrati, mulattiere. In campagna avevamo una casa, quindi
stava vicino a una montagnola, una collinetta dove c'erano diversi sentieri in cui mi piaceva infilarmi. Poi sono passato alla stradale, quindi la prima stradale invece è stata la mitica Kajiva Mito 125, qui ti lascio un'immagine. E lì è una figata, sono passato alla strada perché avevo molta più possibilità di guidare su strada che non sullo sterrato. Abitando a Roma era molto più facile girare appunto per strada, quindi rimanere sullo sterrato sarebbe stato un po' uno spreco perché avrei un po' spiattellato le gomme tassellate, ci sarei potuto andare poco spesso, quindi alla fine ho preferito rimanere sulla strada. Ho seguito diciamo le orme di mio padre, che lui è sempre stato stradista, ha sempre utilizzato la moto su strada, e da quel momento, dal 125 in poi, ho iniziato a uscire anch'io con lui, con tutto il gruppo, insomma degli altri amici che avete visto anche in altri video. Poi sono passato al 600, al Ninja 600, e la prima che avevano fatto 600 dopo la mitica 636. Poi prima di questa attuale, un'altra R1 del 2007-2008 che poi purtroppo mi hanno rubato, però ho trovato un'ottima occasione per questa che ho adesso e quindi perfetto. Patrizio Trifero dice: in sella sei molto sciolto, con un bellissimo stile di guida, quanto ci hai messo per guidare così? Allora, ricollegandomi alla domanda precedente, sto in sella diciamo da quando avevo 14 anni, quindi adesso sono 18 anni. E avendo fatto tutti i vari passaggi appunto di cilindrate, ma secondo me non è tanto il quanto tempo ci vuole, è come impieghi il tempo che hai. Cioè potresti anche passare una vita su strada e guidando sempre allo stesso modo e magari facendo miglioramenti solamente minimi, rispetto magari invece uno che guida la moto da un paio di anni e magari ha fatto sempre corsi di guida, ha fatto anzi molti corsi di guida anche in pista e quindi è progredito molto e molto velocemente rispetto a chi invece diciamo fa da autodidatta. Quindi appunto secondo me è il come impieghi quel tempo piuttosto che quanto tempo ci hai messo per arrivare a quel punto. Quindi ad esempio per quanto mi riguarda, in questi 18 anni ho cercato comunque di integrare la mera esperienza di guida su strada o pista che sia con libri, manuali, corsi di guida, e questo mi ha permesso di migliorare sotto l'aspetto della confidenza col mezzo, ma anche sotto l'aspetto della sicurezza. Mario Rossi dice: cosa ne pensi di Shinnagagiri? Ultimamente mi sembra che i suoi contenuti siano calati molto di qualità e anche il suo pubblico sono abbastanza dei bimbi minchia. La domanda mi sembra un po' provocatoria, però tenterò di risponderti per quello che credo tu volessi intendere. Il canale di Shinnagagiri è molto ampio, lo vediamo tutti, spazia dal viaggio in moto al vlog, quindi è difficile che a tutti piaccia tutto quello che porta sul canale. Inoltre il pubblico su YouTube è molto eterogeneo, soprattutto per il nostro argomento, il nostro mondo motori e moto. Quindi nei commenti si può trovare veramente la qualunque, di tutti i colori. Il mio stesso canale, ad esempio, per quanto mi dice YouTube, è spalmato abbastanza uniformemente su tutte queste fasce d'età, dal ragazzo di 12 anni all'adulto di 65 e più anni. Andrei DRV dice: a quando un'intervista di tuo papà? Non ci avevo pensato, questa può essere interessante, me la segno e vediamo un po' più avanti. Patrizio T dice: Roni, secondo te 600 su strada si riesce a sfruttare o sono moto che girano troppo in alto? Allora, sicuramente girano in alto, sono 600 e la maggior parte dei cavalli lo ritroviamo in alto nei giri, però io ad esempio avevo la Ninja 600, la ZX6R, la prima che fecero 600 venendo dal 636 vecchio, e su strada mi ci sono trovato molto bene. È divertente, è agile, naturalmente non si potrà sfruttare al 100% su strada, ma è molto divertente. Basta tenerla pronta nel punto in cui attacca la coppia e ci si diverte molto. 2 Wheels Passion 26 dice: hai fatto dei pareggiamenti o qualche gara amatoriale in pista? Per caso hai delle esperienze passate in moto? Allora no, non ho fatto né gare né competizioni o questo genere di cose. Quando vado in pista lo faccio da semplice amatore, faccio solamente le prove libere, le classiche prove libere. Da bravo amatore povero bastano già i miei tentativi di buttarmi a terra, non voglio aggiungere anche quelli degli altri in competizione per la mitica coppa.
Valens74 dice: come è nata la tua passione per il motovlogging e per YouTube? E allora, è nato tutto da... non ce l'ho qua, da una GoPro Session che mi ha regalato la mia fidanzata, attuale moglie, e a seguito di un'operazione che ho dovuto fare al piede che mi ha tenuto fermo a letto per un po' di tempo, quindi per risollevarmi un po' il morale, mi ha regalato questa. E quindi ho iniziato a fare qualche video, quella ma in moto, ma me lo tenevo per me. Poi però ho visto, mi è venuta questa idea, ho detto, beh, mi piace montare video, perché già montavo qualcosa per conto mio. E mi piace andare in moto, ho unito le due cose e è uscito fuori questo canale. Carlo Proivitera, o Proivitera, scusa la pronuncia, dice: ciao, avendo una 600 anni 90 chiuso su strada, se decidessi di andare ogni tanto in pista, calcolando che sono leggero ma a media altezza, come andrebbero regolate le sospensioni? Allora, è un discorso molto complicato e ci sono molte variabili in gioco, tra cui anche le gomme, il tipo di gomme e quant'altro, la temperatura. E quindi è difficile darti un consiglio così a freddo, non sapendo tutte queste variabili. Il mio consiglio comunque è quello di farti seguire o farti aiutare dal professionista o dai professionisti che in genere stanno nel paddock durante le prove libere, i professionisti delle sospensioni, gli addetti alle sospensioni, che a titolo gratuito ti faranno magari un setting di base basato sul sag statico, il tuo peso e quant'altro. Palazzo650 domanda: mai avuto in mente di organizzare un evento o raduno di gruppo o di farlo in futuro? No, effettivamente non ci ho ancora pensato, però perché no, magari se questa stagione ci grazia e ci permette di uscire finalmente, magari qualcosa si può organizzare. Mi piacerebbe fare qualcosa con le ovali o con le pit bike, magari appunto in qualche kartodromo o pista, è una cosa carina piuttosto che fare il classico raduno in un piazzale da qualche parte. Bene, le domande per questo video sono finite, per tutti gli altri che me le avete fatte cerco comunque di rispondervi sotto i relativi post. Noi ci vediamo prossima settimana con tante novità sul canale, già da lunedì ci sarà qualcosa di nuovo, quindi restate sintonizzati. Noi come sempre ci vediamo in sella.